Buonasera, buonasera a tutti quanti. L'input è chiaro. Dopo il rigore e la stabilizzazione, il Paese ha bisogno di crescere. E per questo pare che la ricetta giusta sia la concorrenza. Concorrenza e competitività, liberalizzazione di interi settori, sia del pubblico che del privato. Queste sono le cronache dei giornali di questo periodo. Così si è espressa l'autorità del garante. Che cosa succederà? Questo non si sa, perché liberalizzare in sanità in questi settori piuttosto particolari, perché la nostra salute, per quanto possa essere, non so quanto possa essere liberalizzata fino ad arrivare a dei punti esponenziali come abbiamo visto che si è arrivati con le cause legali e con tutto ciò che concerne un'americanizzazione del nostro sistema sanità. Si correrà il rischio di fare forse gli accordi di Maria Calzetta come quelli che sono stati fatti l'altra volta con i ticket, dove aumentando i ticket si è spostata una grossa fetta del privato dal Servizio Sanitario Nazionale al privato, che si è adeguato ai ticket. E ovviamente ecco qui che esce fuori il Groupon e tutto quello che sia. Lo vedremo questa sera. La buonasera Andrea De Tommasi, buonasera. Buonasera, buonasera dottor Pirro e ai nostri telespettatori. Partirei con il ricordare i nostri numeri di telefono per intervenire, per interloquire con i nostri ospiti. Il numero della diretta è 06 96 52 4336, oppure gli sms al 331 56 33 213. Infine, come sempre, come di consueto, ricordiamo la nostra pagina Facebook Percorsi in Sanità. E allora questa sera parleremo di liberalizzazioni e sanità, poi parleremo di farmacie e parafarmacie. L'abbiamo accennato la volta scorsa che c'è questa diatriba tra farmacie e parafarmacie sul numero delle farmacie, insomma c'è all'interno di questa liberalizzazione qualcosa che le riguarda. Parleremo poi di nuovo dei farmaci generici, come i farmaci generici si collocano all'interno di questa nuova visione della sanità. La buonasera a Massimo Sabatini, buonasera. Buonasera dottor Pirro, buonasera a tutti. Basta. C'è tutto questo cancan delle liberazioni e lei basta. Lei mi batta. Aspettiamo così. Che entriamo nell'argomento e poi diciamo la nostra. La vedo intristita perché gli hanno aumentato, gli hanno messo la tassa sulla casa. La benzina, no, tragedia. Il bollo sulla macchina. Il bollo sulla macchina poi per lei è una tragedia. Vabbè. Dottor Francesco Buono, buonasera. Buonasera dottor Pirro, buonasera ai telespettatori. Io credo che in accordo con quello che dice il dottor Sabatini, le acque si agiteranno abbastanza perché i temi sono stimolanti, sono non di facile trattazione, perché quando si ha a che vedere da un lato con la giusta aspirazione della gente alla concorrenza, all'abbassamento dei prezzi e quelle che sono norme basilari di tutela del pubblico per quanto attiene alla qualità dei prodotti e delle prestazioni, c'è sempre da trovare dei punti di compromesso che non sono la cosa più facile di questo mondo, per cui assisteremo credo a qualcosa di molto interessante. Vediamo, aspettiamo, perché il 20 bisogna si inizierà a sapere. No, c'è il termine del 20 per fare il decreto. Adesso vedremo anche questo. La buonasera la do al dottor Alfredo Orlandi, presidente della Sunifar. Buonasera. Buonasera. Sunifar sarebbero le farmacie rurali? Sono le farmacie rurali, le farmacie situate nei piccoli centri. E Sunifar sarebbe una delle inserita all'interno di Federfarma? Sì, il Sunifar è una parte della Federfarma. Quindi praticamente rappresentante di Federfarma e presidente della Sunifar, sì. Possiamo dire, no? Questo, sì, no? Certo. Perché ovviamente la Sunifar è inserita nello statuto di Federfarma ed è non posso dire una branca, una parte che tratta proprio le farmacie rurali, che sarebbero quelle dei piccoli centri, no? Interessate a queste liberalizzazioni poi. Il Sunifar raggruppa tutte quelle farmacie che sono situate in centri al di sotto dei 5.000 abitanti. E a fianco a lui il dottor Giuseppe Scioscia, presidente del forum delle malattie presidente forum nazionale delle parafarmacie. Buonasera. Finalmente a tutti. Conosciamo di persona, perché noi siamo sempre sentiti per esatto. Terzo. Buonasera a tutti. Buonasera. Parafarmacie che sono nate, quando sono nate? Nel 2006, da un decreto Bersani, e poi lì sono rimaste. Sballonzolate a destra e sinistra. Ci hanno trattato malissimo. Come hanno trattato malissimo? Da destra e sinistra. Allora, parlando di liberalizzazione, abbiamo realizzato un filmato introduttivo proprio sulle liberalizzazioni e andiamo a vedere che cosa succederà tra qualche giorno, per poi ne discutiamo, perché non riguardano solo esclusivamente farmacie e parafarmacie. Andiamo a vedere.
Il governo dunque accelera sulle liberalizzazioni, lo ha annunciato il sottosegretario Catricalà. È prevista per il 20 gennaio l'approvazione del decreto in materia. Il provvedimento prevede cambiamenti per farmacie e notai, ma interverrà su tutti i settori: energia, probabilmente i taxi, ferrovie, servizi finanziari e professioni. Quanto alle farmacie, la direzione di marcia è permettere nuove aperture, che dovrebbero avere un effetto positivo sui prezzi, mentre la vendita dei farmaci di fascia C, anche in supermercati e parafarmacie, potrebbe essere permessa ad esempio per quelli ormonali. Sulla questione è arrivata la conferma dell'Agenzia Italiana del Farmaco. È vero, lavoriamo ai criteri per la liberalizzazione dei farmaci di fascia C, ma non decideremo noi la nuova lista. Così Luca Piana, direttore generale dell'AIFA, ma le polemiche intanto continuano. Allora, eccoci qua, visto? Abbiamo visto che ci sono tante altre belle cose, però comunque andiamo intanto a vedere il grafico dell'influenza, che abbiamo il computer pronto con il grafico della patologia influenzale, come sta andando. Allora, eccoci qui, rientriamo in studio, liberalizzazione. Allora, al di là di tutto, cioè, io volevo chiedere a Alfredo Orlandi, cominciamo un po' a parlare del problema liberalizzazione. Al di là del problema proprio delle farmacie in se stesso, noi siamo tutti quanti operatori di sanità e quindi siamo tutti quanti all'interno di un sistema, ma liberalizzare un sistema come la salute non potrebbe teoricamente portare a un abbassamento delle prestazioni? Perché a un certo punto, se io faccio un elettrocardiogramma e abbassa, arriva a 10 euro, poi alla fine devo risparmiare da qualche parte, no? Non c'era il rischio che si porta poi, che si inneschino queste cose un po' perverse? Secondo noi sì, secondo noi è un pericolo forte, un pericolo pressante che ci sovrasta, perché noi come comparto farmacie, da 9 anni siamo in testa fra tutte le società che erogano servizi. E questi sono dati che vengono dalla Camera di Commercio, che sicuramente non è un qualche cosa che è vicino a noi in senso tecnico. Quindi la Camera di Commercio ogni anno, tramite delle primarie società sondaggistiche, effettua questi studi. E noi da 9 anni risultiamo al primo posto fra tutte le strutture che erogano servizi. Quindi parliamo di scuole, parliamo di ambulatori medici, parliamo di ospedali, parliamo di asilo, parliamo di supermercati, parliamo di grandi centri di distribuzione. La farmacia da 9 anni è sempre al primo posto. Questo perché, al di là di tutta la parte squisitamente tecnica, la parte professionale, chiaramente quella protezione che oggi ci viene tanto contestata assicura il top del servizio, che chiaramente per noi è tutto a vantaggio del cittadino. Nel momento in cui, ma questi sono elementi di economia, non vorrei dire economia semplice, ma nel momento in cui il tutto si va un pochettino a dividere, il tutto va un po' ad essere diluito, è chiaro che un qualche cosa può essere sicuramente su toni inferiori. E Giuseppe Scioscia? Ma io la penso completamente in maniera diversa. No, sì, però non parliamo delle farmacie, noi stiamo parlando di prestazioni. È chiaro. Cioè, perché lei ha fatto un esempio esatto. Faccio una radiografia. Lei si può fare una radiografia convenzionata o una radiografia privato, nel privato. Quindi lì c'è già una liberalizzazione e lei non pensa che quando si va a fare la radiografia quella liberalizzazione ha determinato un prodotto scarso nella sua lastra? Non lo pensa affatto. È soltanto una possibilità di scelta che lei ha, se farsela fare con la mutua e pagare un ticket e basta, oppure andare dal privato. Questa è la liberalizzazione. Per quanto riguarda le farmacie, loro sono al top, dicono, ma in realtà non è che sono loro. Lo diciamo noi. No, vabbè, la Confcommercio dice che è al top, ma non è che è al top l'istituzione farmacia, è al top il farmacista, che è lo stesso che sta nelle parafarmacie. Quindi è il farmacista che farà la farmacia, non la farmacia che fa il farmacista. Quindi è logico, però io era un cittadino, diverso, no? Il cittadino, troppo. Marco si è emozionato. Eventualmente Marco, se richiami, lo dici a Andrea De Tomasi e facciamo la domanda. Sì, pronto. Liberalizzazioni, farmacie, parafarmacie. Entriamo nel vivo della cosa. Creare 7.000 nuovi presidi, fascia C,
completamente liberalizzata, cosa liberalizzare e non cosa liberalizzare. Due posizioni differenti che però queste liberalizzazioni a quanto pare hanno fatto arrabbiare tutte e due. Vanno fatte arrabbiare tutte e due queste cose. Vi siete arrabbiati, sia se si è arrabbiata Federfarma, sia Forum Parafarmacisti, si sono arrabbiati. Una per una cosa, una per un'altra. Ci hanno messo d'accordo. Anche bipartisan, bravo Monti, riesce a accorpare l'Italia anche in questo caso. No, veramente. Allora, Orlandi, che cosa succederà dopo il 20 se va in vigore questa proposta dell'antitrust? Dunque, questa proposta prevede, a fronte di una nostra disponibilità, noi più volte abbiamo espresso il concetto che secondo noi in questo momento di lotta alle streghe, di caccia alle streghe, oggi è tutto visto come casta, è tutto visto come desiderio di liberalizzazioni. Da un po' di tempo a questa parte noi abbiamo avuto un attacco mediatico notevole, così pressante, lo abbiamo tirato fuori anche come comunicato stampa. Sapete che l'altro ieri proprio qui a Roma nella sede nazionale c'è arrivato una busta esplosiva, è arrivata anche sia a Roma, a Milano, no? Mi sembra sia a Roma, è arrivato sia a Roma, a Milano nella farmacia del presidente, è arrivata ad un senatore che è un collega nella sua farmacia di Bari, quindi insomma voglio dire c'è stato questo, c'è tuttora un attacco continuo a noi che veniamo definiti come casta. Poi insomma voglio dire anche qui viene un po' da ridere, perché una casta sicuramente non sta tutti i giorni sui giornali, la casta non si vede, non si sente, la casta vabbè viene. però diciamo, vabbè. Insomma non è che possiamo dire che non ci sta una certa, no, ma la cosa anomala, no? Che ci è sembrato molto anomalo è l'inizio di questo percorso di liberalizzazioni. Come ben sapete, all'inizio si è parlato solamente di liberalizzazione delle farmacie. No, appunto, io voglio sapere cosa succede. Allora, qui vorrebbero aumentare il numero delle farmacie. Allora, consideri una cosa, che oggi noi abbiamo avuto una smentita da Palazzo Chigi, quindi è uscito fuori che questa non è la proposta ufficiale del governo, quindi noi siamo ancora in attesa. No, questo è l'antitrust che ha fatto probabilmente una consulenza per conto del governo. Oggi è uscita fuori un'ansa. Sì, no, quello sì, ma non è questo, infatti non è la a fronte di questa proposta, a fronte di questo gettar giù dei numeri, certo per noi un'apertura, ieri il giornale Repubblica riportava 7.700, oggi secondo i nostri dati stiamo intorno ai 6.500-6.800 nuove farmacie. Questo andrebbe notevolmente a destabilizzare, sulla falsariga di quello che dicevamo prima, andrebbe molto a destabilizzare tutto il sistema. Quindi siamo disponibili per un'apertura, ci auguriamo che ci sia un'apertura, cioè un aumento del numero delle farmacie aperte per essere più vicine al cittadino. Siamo prontissimi, siamo favorevolissimi a un concorso straordinario per soli titoli. Quindi aperto addirittura ai colleghi urbani, colleghi che sono situati nelle città, in tutti i centri al di sopra dei 5.000 abitanti, hanno rinunciato, hanno detto che non hanno intenzione di partecipare a questo concorso, quindi dando la possibilità ai farmacisti rurali che sono situati nei piccoli centri, ai colleghi delle parafarmacie e a tutti gli altri farmacisti, collaboratori e non, di poter partecipare a questo concorso. Abbiamo chiesto anche la possibilità di effettuare un concorso con sommatoria di punteggio, in modo tale sempre di poter permettere a più colleghi di poter avere una farmacia. Voi siete d'accordo a un'apertura in questo senso qua? Certo. Dopo sentiamo Scioscia, dopo la telefonata, che c'è la telefonata, perché è in attesa, poi le altre le prendiamo e poi le richiamiamo noi. Andrea. Sì, diamo la buonasera alla signora Annalisa che ci chiama da Roma. Signora Annalisa. Quindi da parte nostra la posizione è chiarissima. Questi concorsi, adesso parlano di concorsi, sono 20 anni che non si fanno i concorsi, adesso sono pronti a fare i concorsi. Come mai non si fanno i concorsi da tanto perché tempo? Perché i concorsi non si fanno non per colpa nostra, i concorsi non vengono fatti perché purtroppo abbiamo un sistema normativo che purtroppo risale al 1938. Allora, E per fare un concorso, il concorso deve essere fatto dalla regione, che deve rivedere la pianta organica, deve vedere le persone che abitano, ci sono stati dei flussi, diciamo, di abitanti eccetera, e dice qui in questa sede c'è bisogno di una farmacia. Oggi noi in Italia abbiamo posti di 8, 9, 12 mila abitanti che c'è una farmacia sola. È una cosa
pazzesca, non si può dare un servizio. Gli stessi posti, posso fare i nomi di queste città, che d'estate diventano nei periodi estivi, 5-6 mesi estivi, 70.000 presenze, 80.000 presenze. E una farmacia sola. Roma, allora noi diciamo Roma e Ostia, no, Roma e la Dispoli, non è che ci sia tanto lontano, perché no, ma Roma, anche Roma, Roma stessa, purtroppo questa pianta organica fatta così non ha tenuto conto degli studenti fuori sede. Ci sono città di studenti, Urbino, Camerino, eccetera, che d'inverno sono piene di gente, e le farmacie sono tarate in base al numero dei residenti. Oppure città d'arte, Venezia, Roma, a Roma ci sono un sacco di turisti tutti i giorni, a Firenze, a Venezia pure. Le farmacie sono sottonumerate, quindi noi dicevamo una semplice cosa: abbiamo le parafarmacie, facciamo un servizio, siamo su tutto il territorio nazionale, fateci vendere la fascia C, che voglio ricordare nel monte di tutta la spesa sanitaria presente nelle farmacie, che è pari a 26,5 miliardi di euro, pesava per circa 2 miliardi di euro, quindi meno del 10%, noi chiedevamo semplicemente di condividere meno del 10% con i nostri colleghi. Mi dicono 3 miliardi l'anno, 3 miliardi è tutta la ricetta, e la fascia C, ripetibile o non ripetibile, ma dal primo decreto... Ecco, diciamo una cosa sulla fascia C, perché la fascia C è bella e multiforme, la fascia C prevede anche gli estroprogestinici, no? La pillola, che deve essere presa con la ricetta media, ad esempio, o ci sono nelle fasce altri farmaci che non prendono. A che punto allora a questo punto era tutta la fascia C, compreso anche estroprogestinici, anche altri farmaci che sono... Nella prima stesura di Monti era tutta la fascia C ripetibile, quindi questi c'erano, queste medicine che diceva lei c'erano, ma non c'erano le benzodiazepine. Ma noi non capiamo questa cosa, noi siamo sempre farmacisti, cioè io finché ero dipendente di una farmacia mi arrivava una qualsiasi ricetta e spedivo tutte le ricette, anche quelle degli stupefacenti. Oggi nella mia parafarmacia posso vendere solo l'aspirina. Quindi c'è questa cosa. Andrea? Io ho una domanda per i nostri due ospiti. Se vi risulta che c'è una bozza, una seconda bozza del decreto, in cui si sarebbe stata raggiunta una sorta di compromesso, cioè si dice sì all'apertura di nuove farmacie, ma la fascia C sostanzialmente non si tocca. E ovviamente se questa bozza avete potuto leggerla, insomma. Cioè, a noi non risulta. Questa bozza a me non risulta. Non risulta a nessuno dei due che c'è questa bozza qui. O perlomeno possono essere trattative in corso d'opera, che proposte di trattative da una parte e dall'altra. Ma come giustamente diceva lei, il 20 è il termine ultimo. Si apriranno le porte per vedere cosa tutto. Succede. Il 20 può succedere di tutto. Può succedere di tutto. Comunque, volevo confermare quello che diceva il dottor Scioscia riguardo alla prescrivibilità su ricetta. Il medico fa la ricetta, ma la qualità della dispensabilità dipende non dalla ricetta ma dal tipo di farmaco che viene ricettato, e comunque sono regole che varrebbero sia per l'uno che per l'altro tipo di esercizio. Certo. Quello che mi chiedevo io da cittadino e non da medico in questo momento: la signora Rossi va dal medico e ha contemporaneamente due prescrizioni, una di una ricetta rosa, cioè prescrivibile, per cui deve andare obbligatoriamente in farmacia, e una di una ricetta bianca. Allora, noi costringeremmo, se è vero quello che voi dite, cioè che nelle parafarmacie c'è più competizione e quindi il prezzo più possibilmente più basso, che la signora Maria dovrebbe andare con due ricette in due posti differenti? La signora Maria può scegliere se prendere tutto in farmacia, oppure prendere la mutua, la ricetta, diciamo, la medicina con la mutua in farmacia, e se ha una parafarmacia comoda sotto casa prendere il resto lì. Però è lei che può scegliere. Cioè, noi dobbiamo partire dal presupposto che se il cittadino si paga la medicina di tasca propria, alla deve essere libero di scegliere dove la va a comprare. Perché se la ricetta rossa non è altro che un buono, cioè lo Stato, che facciamo conto, ti invita a mangiare una pizza, però siccome ti invito io, tu vai a mangiarla in quella pizzeria lì, perché io ho fatto una convenzione. Ma se il giorno dopo io a cena fuori voglio andare io a invitare un mio amico e la pizza me la pago io, ma perché devo andare sempre in quella pizzeria lì? Sceglierò la pizzeria che mi sta, allora, il pizzettaro più simpatico. Se il problema è soltanto questo, hanno la possibilità. E allora perché le farmacisti, quelli titolari, sono contrari a questo tipo di possibile... Allora, ancora una volta, ecco la... No, vorrei capire, perché sennò certo, non certo. La difficoltà che noi troviamo sempre è il non accordo sui numeri, perché purtroppo o per fortuna sono i numeri poi che spingono ognuno di noi, in modo particolare oggi i nostri legislatori, a prendere delle decisioni che possono essere più o meno pesanti. Sono state prese delle decisioni pesanti per quanto riguarda questo momento di crisi, di tasse, eccetera, eccetera.
evidentemente dai numeri era necessario. Allora, a fronte di questi numeri, come diceva prima l'amico e collega, noi siamo partiti nel 2006 con l'istituzione di queste parafarmacie. Vorrei ricordare che prima del 2006 in farmacia i prodotti che oggi sono di comune vendita, cioè i SOP e gli OTC, erano con un prezzo imposto. Noi non potevamo, obbligo legislativo. No, scusami, sbagli, perché c'era in vigore il decreto Storace che vi consentiva già nel 2006, nel 2005, nel 2004 di fare sconti e non li avete mai fatti. No, quando sì, però prima c'era questa l'impossibilità, cioè i SOP e gli OTC. Prima del decreto Storace, quindi parliamo del 2003, noi siamo arrivati nel 2006. Sì, però oggi, e allora questi che sono i dati, ancora una volta cerco di essere preciso, sito Nielsen, dati Nielsen, oggi la Nielsen, che non è la farmacia o la parafarmacia, è una società che lavora con i numeri. Oggi, dal 2006, quindi a distanza di diversi anni, oggi la Nielsen dice in farmacia il SOP e l'OTC, cioè questi prodotti di comune vendita, costano oggi leggermente di meno. Ripeto, do il da Nielsen.it, sono lì i dati. C'è qualcosa, oggi questi prodotti costano leggermente meno in farmacia rispetto che in parafarmacia, no, mentre il dato è leggermente, il prodotto è leggermente più basso come costo nella GDO, nella grande distribuzione organizzata. Ma come giustamente diceva il collega prima, a fronte delle radiografie poi saranno i controlli che dovranno esserci, è per questi controlli che noi non siamo favorevoli, nel senso, quando la legge, la nostra normativa dice il farmaco deve essere consegnato dal farmacista, perché io riconosco la stessa, indubbiamente la stessa capacità, la stessa professionalità, tanti colleghi sono forse sicuramente più bravi di noi, voglio dire, perché magari giovani, perché è più freschi di studi, ma la normativa quando è uscita fuori dicendo il farmaco deve essere consegnato al cittadino, dal farmacista in farmacia, è perché oggi, da sempre, il sistema farmacia purtroppo è depositario di una serie di regole notevoli, ispezioni da parte della ASL. Sono le stesse che abbiamo noi. Ispezioni da parte, no, perché ma come oggi, no, ma ci stiamo scherzando, oggi, farmacovigilanza e tracciabilità del farmaco sono identici in farmacia come in parafarmacia. Oggi per aprire basta inviare una semplicissima. Sì, ma poi viene viene lo stesso ufficio dell'ASL, della farmacovigilanza, a fare l'ispezione locale che viene da me e viene da te. Identico, le stesse persone. Dopodiché lo stesso io ogni ufficio. Due anni devo essere ispezionato. Anche noi. Ho ispezioni anche da noi. Parte. Anche noi, pari allora, pari, questi sono identici. I dati che non ritornano. Ma come non ritornano? Una cosa è certa, però posso essere la signora Maria, quando la sera ha bisogno del prodotto per la febbre del bimbo, la signora Maria alle 11 di sera a quest'ora ha bisogno del prodotto del bimbo, dove va? Devi andare necessariamente in una farmacia. Certo, perché in parafarmacia non trova magari l'antibiotico, ma no, se lo trovasse la trova chiusa. Non è perché io ti ho detto un prodotto di vendita comune. Amore mio, scusami, oggi scusami. Trova, scusami, no, termino. Prego. Quindi oggi trova la struttura chiusa, tutto però, il sistema di regole che oggi sono a tutela del cittadino. È diversa la cosa, perché magari loro lavorano con l'handicap, forse non hanno nemmeno, hanno pure gli orari imposti di apertura magari. No, noi ce l'abbiamo gli orari imposti di apertura. No, loro no. Voi ce l'avete incastrato in maniera tale che c'è una farmacia di turno, poi no, noi abbiamo ogni regione, ogni comune dà un orario ben definito. Allora, noi non possiamo derogare in questi giorni con la liberalizzazione che c'è stato per gli orari degli esercizi commerciali. E noi perché non siamo stati toccati? Perché noi abbiamo degli orari di apertura imposti da regione a regione, poi chiaramente a seconda della località, a seconda della tipologia. Può cambiare. Allora, partiamo dall'inizio, dati Nielsen, eccetera. Abbiamo l'antitrust. L'antitrust è un'agenzia che l'Italia ha messo in piedi per studiare il mercato e per dire al governo tu qui devi correggere, qui devi aggiustare il tiro. Sono 5 anni che Catricalà dice che tutta la fascia C deve uscire dalla farmacia e deve andare in parafarmacia, e sono 5 anni che dichiara l'antitrust, ma non io e non i dati Nielsen, che l'avvento delle parafarmacie ha creato uno sconto medio
tra il 15 e il 27% tra la farmacia, parafarmacia e grande distribuzione. Quindi non capisco i dati che dici tu, penso che ve li siete inventati. Per quanto riguarda le farmacie notturne... È difficile inventarsi quando ci dà le fonti. Quando non è quello. Fonte, no, io, vabbè, non mi permetto... Beh, ma io ho citato no, comunque, la... no. Ascoltate, se il governo dice, e se qui mi dicono, almeno gli esperti mi dicono, che c'è un risparmio previsto di 120 milioni di euro, da qualche parte usciranno fuori. Ma i 120 milioni di euro, poi, il bello è che noi abbiamo... Si parla di quello che stiamo facendo, 120 milioni diviso i nostri cittadini italiani, a cittadino, a famiglia, immagini, stiamo facendo un ambaradam spaventoso per un qualche cosa come 2 euro. Ma no, cento, attenzione, stiamo parlando di 2-3 euro l'anno. 120 milioni non sono, noi ad oggi in 5 anni abbiamo creato un risparmio di 1 miliardo di euro, 200 milioni all'anno, ad oggi. Con la fascia C potremmo aumentare queste... Perdonami, questo è come il numero delle parafarmacie, ad oggi proprio in virtù, oggi la farmacia è certa. Perché purtroppo dobbiamo comunicare nel momento in cui si apre, a fronte di tutta una serie di domande, e chiaramente non è possibile chiudere una farmacia, non è possibile. Quindi ci deve essere una documentazione giustificata. Invece la parafarmacia, una volta che ha comunicato l'apertura, se poi in un secondo momento decide di chiudere, decide deve comunicarlo. No, non c'è questo obbligo. Non esiste, non ho, tanto è vero. Se tu vai sul però sono strutturati da poco tempo. Mi dispiace, sì, però voglio dire, ad oggi c'è una normativa modello negozio. Ma se voi leggete i vari giornali che in questi giorni si sono succeduti sull'argomento, ogni giornale riportava un numero di parafarmacie diverso dall'altro. Ma guarda che il numero delle parafarmacie, basta andare sul sito del Ministero della Salute e clicchi sotto tracciabilità del farmaco e ti dice... Ad oggi sono... Pochi giorni fa erano 3.782, poi se ne aprono però, continuamente, quindi... Però, non è vero che se chiude non deve avvertirlo, perché sempre su quel sito c'è tutta la procedura per aprire e per chiudere o per trasferirti, quindi quelle che sono certificate dal Ministero. Le farmacie sono strutturate in maniera diversa, che hanno orari incastrati, la reperibilità la domenica, hanno uno che deve essere aperto, quindi loro hanno un sistema che è incastrato sulle 24 ore. Però la parafarmacia probabilmente è una strutta dentro che un sono giro 60 che anni che sta in piedi e che deve... No, dicevo, e sono sufficientemente giovani. E se lì sono aperti la notte e perché hanno le medicine. Se le posizioni, come sento, sono abbastanza diverse, e mi sembra anche logico, ho letto che una percentuale tra il 30 e il 60% è molto ampia, per cui la notizia sicuramente voi me la confermate oppure no, di titolari di parafarmacie sono contemporaneamente titolari di farmacie. E allora perché un titolare di farmacia dovrebbe acquistare una parafarmacia, se è vero il dato che ho letto? Sì, no, è verissimo, io conosco tantissimi titolari di farmacia che hanno aperto anche una parafarmacia, ma tantissimi proprio. E qui a conferma del tutto, e qui sono completamente d'accordo, noi come Federfarma, questo secondo me è uno scandalo, abbiamo detto, abbiamo chiesto, non solo la logica di questa, ma abbiamo chiesto anche una incompatibilità, proprio nell'ottica di quello che invece riteniamo essere una corretta liberalizzazione. Il titolare di farmacia faccia il titolare di farmacia, cerchi di farlo al meglio verso il cittadino e dia spazio a chi correttamente, giustamente, a un giovane. Ho trovato una cosa in cui siete d'accordo. Sì, qui siamo... personalmente quando vedo queste persone che hanno già una farmacia che fattura svariati milioni di euro, si mettono sul mercato e aprono anche una parafarmacia, mi cascano le braccia, però siccome liberalizzazione siete d'accordo, però liberalizzazione una cosa... non è porre un'incompatibilità, l'incompatibilità va contro io una cosa che non accetto, non è che vado contro di voi, ma anche contro le mie interessi, giustamente anch'io sono un incompatibile nel mio lavoro, lei è incompatibile, dottor Buono è incompatibile per fare una cosa che invece io non accetto. Liberalizzazione invece è che io faccio la mia attività col Servizio Sanitario Nazionale, però posso farmi le mie visite da un'altra parte perché sono liberalizzato. Ma questo anche per un discorso però di correttezza, perché adesso al di là del fatto che possiamo essere o non essere d'accordo, siamo sempre colleghi, quindi sempre nell'ottica del poter offrire una possibilità in più a chi magari realmente non ce l'ha. È giusto che sia così. Perché oggi innanzitutto parliamo, l'accesso alla professione, la farmacia o tu la vinci a concorso, e ricordiamo questo è un concorso pubblico e quella concessione che tu vinci diventa in proprietà privata. È una cosa che succede solo in Italia, in nessun paese. Può essere, rimane, può essere e può essere anche trasferita ai figli, cioè è come se lei vince un posto alle poste
e poi decide di vendersi quel posto oppure decide di darlo a suo figlio. No, se i normativi italiani lo prevedono, c'è stato qualcuno che ha dato queste normative, non è che poi neanche i notai, la normativa europea non prevede che ci siano i farmaci, non europea, mondiale, non prevede che ci siano i farmaci di fascia C fuori. Ma sì, allora, ma sai perché, qui, ma sai perché spesso, questo? Scusami, noi spesso diciamo, noi abbiamo una direttiva, si chiama Bolkestein, è una direttiva che per proteggere, ancora una volta, non consideriamo sempre il legislatore come una persona che magari è lì per approfittarsene, ci sono tanti, come in tutti i settori, ci sono persone buone e cattive in tutte, dappertutto. Il legislatore ha sempre cercato di tutelare il cittadino. La direttiva Bolkestein, che è una direttiva europea, dice che i servizi sanitari sono al di fuori delle liberalizzazioni, perché proprio perché evidentemente questo dubbio che lei ha espresso molto correttamente all'inizio, e cioè con una liberalizzazione forse non si potrebbe avere un abbassamento della qualità del servizio, evidentemente altre nazioni europee se lo sono chieste. Evidentemente altre nazioni europee con dei dati avranno visto che questo forse c'è, ma è uscita fuori però questa... Un conto la liberalizzazione, è uscita fuori questa direttiva. Però un conto la liberalizzazione sulle prestazioni, un conto la liberalizzazione sulla vendita di un prodotto che a monte già sappiamo che... La Bolkestein dice i servizi sanitari. Il governo italiano nel 2006 sempre ha riconosciuto questa direttiva con un decreto legislativo dicendo i servizi sanitari, tra cui il servizio farmaceutico, sono al di fuori della liberalizzazione. Adesso, al di là di questo fatto, e molto probabilmente chi ha fatto tutto questo lo ha fatto sempre nell'ottica della tutela del cittadino. Però, allora, se i farmaci si vendono senza fosse penalizzato, se i farmaci si vendono senza ricetta e io vado a prenderli in un negozio, cioè vado in una farmacia, non vedo perché in altra parte non possono essere venduti nello stesso modo. Scioscia. Il problema è che è la farmacia italiana che non esiste nei confronti di tutto il mondo, perché se uno va in Germania può aprire benissimo una farmacia non convenzionata e poi chiedere la convenzione e diventare farmacia convenzionata. La stessa cosa può fare in Inghilterra, la stessa cosa può fare in alcuni dei Paesi Bassi. Per quanto riguarda la Spagna e la Francia c'è un quorum di rapporto di abitanti farmacie bassissimo. Noi siamo a 4-5 mila, lì stanno a 2100-2005. Quindi è come è fatta la farmacia italiana, che è completamente diversa dalla farmacia del mondo. Noi in tutta Europa non c'è la trasmissibilità per eredità, non c'è la vincita per concorso e poi che te la puoi allineare e te la puoi vendere. Quindi infatti in Europa, nessuna farmacia in Europa, quando tu te la vuoi andare a comprare da privato cittadino, la paghi 2-3 volte il fatturato. Perché parliamo di svariati milioni di euro. Beh, a quel punto sì, perché se c'è perché c'ha tutte queste protezioni, no? Ma non è normale, questa è la liberalizzazione. Poi mi sono andato a ricercare, adesso vediamo un attimo quanto veramente le cifre su questi risparmi che dicono. E poi un'altra cosa che voglio aggiungere, oggi la farmacia, loro si risentiranno di questo, oggi prima di arrivare a prendere una medicina devi superare un sacco di ostacoli, creme, collanine, cioccolata. Questa è un'altra cosa, no, che poi questo, non è che questo parla per dire, questo, per, cioè, dire, questo per dire che tu non puoi andare a prendere il mercato di altri, perché hanno rotto le scatole a quelli che vendono le scarpe, perché vendono le scarpe agli ottici, perché vendono gli occhiali, adesso hanno messo la farmacia dei servizi e quindi dentro ci sta il fisioterapista, l'infermiere e anche ai medici stessi, perché fanno è liberalizzazione pure quella lì, quella sì, però appunto allora non può essere una liberalizzazione in un verso, cioè che loro possono avere tutte le categorie merceologiche, a noi che cerchiamo soltanto di vendere la fascia C, quella per cui ci siamo laureati, perché noi siamo laureati per dispensare il farmaco con ricetta, ci viene negata. Vabbè, da chi? Siamo talmente liberalizzati che noi possiamo fare, secondo noi e loro, possiamo fare sconto sul prezzo di vendita, ma non possiamo avere un trattamento libero nel prezzo di acquisto. Questa è la liberalizzazione. Però potete vendere gli stessi omogenizzati che vende... Però il prezzo di acquisto... No, però no, la cosa assurda è questa. Il prezzo è imposto. Scusami, il prezzo di imposto dallo Stato. A voi non lo impongo e mettere là. Vabbè, lo vediamo dopo. Il prezzo di acquisto dei farmaci, però. Diciamo anche questo. Il prezzo di acquisto dei farmaci è... la farmacia italiana ha lo sconto maggiore rispetto alla media europea. Anche questo va detto. Poi vediamo cosa succede negli altri stati. Allora, linea alla regia, perché abbiamo preparato un piccolo servizio per quanto riguarda i risparmi nelle liberalizzazioni. Andiamo a vedere un po' di numeri, poi dopo ritorniamo in studio perché dobbiamo vedere, poi sì, subito dopo la pubblicità, ma comunque quella la attacchiamo al filmato. Linea alla regia. Per un attimo al discorso di prima, cioè
ho sentito da quando il governo vuole fare questa liberalizzazione diverse proposte, mi dà l'idea alle volte che questi ci provano a fare una cosa, vedono che aria tira, vedono quante sono le proteste e poi cambio. Domanda, ma sono venuti da voi, voi siete rappresentanti delle due categorie, prima di uscirsene con una qualche proposta a chiedere il vostro parere? Anche perché la RACCA ha detto, hanno fatto il ministro della sanità, ma almeno ancora non mi ha chiamato, questo lo parliamo di due settimane fa. Io mi aspetterei che quando viene fatto un provvedimento si sentono tutte le parti, si scelgono i tecnici, si stabilisce qual è la cosa migliore, lo si fa e basta. Invece mi sembra che ci provano, poi vedono come dite voi, se a voi vi piace poi ci provano con quegli altri. Cioè, non mi dà l'idea di una cosa studiata a tavolino preventivamente, ma sono venuti da voi a chiedervelo prima. Che cosa ne pensavate? No, no, a Federfarma sicuramente, cioè io lo so di certo, no, che l'hanno concordato, ma le parafarmacie abbiamo chiesto. Non hanno neanche interpellato. Abbiamo avuto due incontri anche voi, no? Sì, ma dopo. Sì, non certo. Prima. Abbiamo avuto due incontri. Io me l'aspetterei prima, no? No, io so che Anna Rosa Racca, quando abbiamo avuto l'intervento telefonico, avevamo fatto appena il governo, abbiamo parlato telefonicamente, ha detto che lei non era stata chiamata. E anche noi non eravamo. E neanche voi eravate no. Chiamati. Quindi, noi no. Abbiamo avuto un incontro con il ministro alla fine del mese di dicembre. E mi sembra noi l'abbiamo avuto la scorsa settimana. La scorsa settimana, quindi questi sono e siamo stati. Siamo già la terza o quarta versione del provvedimento. Sì, ma diciamo che loro ti incontrano e ti chiedono le tue proposte fondamentalmente, però non hanno mai creato un tavolo di lavoro dove potevamo essere seduti noi, Federfarma e il ministro, a decidere delle cose nostre poi in fondo, perché il comparto è quello dove noi professiamo la nostra professione semplicemente. Ognuno di noi ha dato le sue ricette chiaramente. Certo. E poi basta, nessuno ne sa niente. E poi incrociamo le dita e... Vabbè, no, che Dio ci aiuti. Sono molto tranquillo su questo tipo di scelta. Mi tranquillizza questo tipo di scelta. Il problema è che noi... No, perché in pratica... Una cosa che io voglio dire, non me ne voglia il collega, che prima diceva noi non siamo una lobby. Non siete una lobby, siete una corporazione molto forte... che in Parlamento ha 5 rappresentanti molto potenti, noi dentro al Parlamento non abbiamo nessuno, quindi molte volte e sicuramente il primo decreto Monti è stato influenzato dalla presenza di queste sì, no, io faccio più cattivo, sono di queste persone. Se andiamo a andare su un'ottantina tra sì, perché parenti, poi parenti, ma sì, no, perché stanno, poi io ho detto un'ottantina che hanno parenti farmacisti sì, ci stanno sì. In Parlamento, penso. Allora, l'elenco ce l'ho. Le corporazioni hanno fatto grande l'Italia. Sì, non possiamo. Voglio fare l'americano dei padri fondatori. Non affrontiamo, se no però, voglio dire un altro. Se no poi parliamo di quelle degli avvocati. Poi parliamo, esatto. Scusate, il problema c'è anche quella dei notai. Loro sono niente a poveri, mi rendo conto. Perché lì è veramente un ambiente chiuso, proprio strachiuso. Adesso vogliono riaprire. No, scusate, le liberalizzazioni posso diventare pure un pochettino, pure io voglio un pezzo di liberalizzazione, perché gli altri fanno, allora, se io faccio il medico, perché non mi posso mettere il cornerino per esempio, pure io? Per esempio, la parafarmacia è una liberalizzazione molto intelligente, perché mentre per la farmacia... Il cornerino io non me lo posso mettere. Esatto, mentre la farmacia per averla devi essere farmacista e basta, la parafarmacia la può ammettere anche un privato cittadino, purché assuma all'interno un farmacista, quindi... Lei potrebbe benissimo aprire una parafarmacia, questa è la vera liberalizzazione. Io vorrei aprire. E quella è una delle cose che a noi preoccupa di più. Perché non posso vendere io la dottor medicina. Pirro, no, io vorrei... no. Se lei... No, perché? Scusatemi, no, non è giusto. Ma lei ne può aprire un mare, una catena, e questa è la nostra paura. No, no. Che siccome io nel mio studio non posso avere né un farmacista né un parafarmacista, perché io, visto che voi... Potete avere medici, paramedici, fate elettrocardiogramma, fare elettrocardiogramma, analisi, guarda, mi piacerebbe, ma così giusto per una buttata, avere un cornerino sì. Dove c'è un farmacista, un parafarmacista e mi vendono i giocattolini per i bambini. Se lei fa una cosa del genere, Federfarma fa un macello. Per l'inverno. Lo no, può fare. Lei lo può fare tranquillamente. No, non lo posso fare. Sì, lei può tranquillamente essere proprietario di una parafarmacia, se se la mette a fianco allo studio, l'importante, giustamente come diceva il collega, però deve avere il farmacista dentro. Ma il problema nostro, quello che ci preoccupa molto, ed è il problema della grande distribuzione, se lei se ne compra 20, 30, 50, 100 di parafarmacia, il povero collega che è lì è alle sue dipendenze, quindi ci può essere
non diciamo un voler manipolare, però chiaramente un orientamento di tipo squisitamente commerciale. È quella la nostra paura. Non dire una cosa del genere, non dire una cosa. Il problema non si pone date le attribuzioni dei medici in genere. Vorrei dire quello che succede in farmacia. Abbiamo una telefonata che è da casa che sta aspettando. Abbiamo la signora Anna Maria da Roma. Ma l'altra volta parlavamo della badante di condominio, no? Che era divertentissima la cosa, c'era il badante di condominio che faceva questi grossi condomini, era uno che stava lì modello portiere e guadagnava tantissimo. Ricchissimo questo Cristiano. Comunque quello che, diceva il dottore, però andiamo a vedere rischioso, voglio dire, scusi un attimo, il discorso del fatto che un medico possa comprare una parafarmacia c'è il rischio di manipolazione, ok, lo vedo un attimo rischioso, nel senso che se io devo comunque dare in gestione la farmacia ad un farmacista, che faccio? L'obbligo a fare quello che voglio io, insomma. C'è già questo, perché ha la coscienza zozza. Questo fenomeno purtroppo sta prendendo non voglio piede. Sapere perché entriamo nel penale qua, lasciamo perdere. No, la veda come forma, senza pensare a male, la veda come diceva giustamente il dottore, la veda come forma di investimento. Proprio per la natura squisitamente commerciale che ha, è una forma di investimento. Se io investo lascio al professionista fare il suo lavoro. Scusatemi, se è una persona corretta sì. Al di là degli investimenti, insomma, adesso noi stiamo scherzando perché è un problema serio, però se riusciamo a allentare un po' i toni non arrivano quelle lettere, quelle robacce non ci stanno. Forse se avessero fatto un po' di informazione così, forse non sarebbe arrivato quello che doveva arrivare, quelle schifezze lì. E abbiamo intervistato i cittadini, abbiamo intervistati per sapere qualcosa sui farmaci generici, perché come vedete i farmaci generici equivalenti è tutto un disastro, perché non capiscono esattamente che cosa... E hanno timore che questi farmaci possano non essere uguali. Il problema è che c'è una molecola, il problema è solo prettamente economico, proprio a parentesi, c'è una molecola che è quella originale, no? E dopodiché quando scade il brevetto della molecola originale, altre case o la casa stessa possono produrre il farmaco che è equivalente a quella, alla molecola principale. Ora, sono uguali, sono identici, hanno problemi, non sono... c'è una tolleranza più o meno di quanto deve essere la tolleranza, e questo qui il cittadino se lo domanda. Andiamo a vedere un po' i farmaci generici cosa dicono. Non uso medicine in genere, cerco di evitarle, però sarò favorevole all'uso dei farmaci generici perché trovo che spesso assolvano la loro funzione in maniera semplice, efficace e con dei costi contenuti. Ha trovato differenze tra i generici e il loro originale? Ripeto, io sono una persona che non assume quantità di medicinali significative, però per quanto riguarda delle cose di base, francamente no. Favorevole per un motivo molto semplice, perché uno sviluppo più rapido ma più voluminoso di questi prodotti potrebbe consentire alle casse dello Stato, in particolare al servizio sanitario, di risparmiare dei soldi. Il primo aspetto è quello del risparmio economico, che di questi tempi non è da sottovalutare. Esatto, esatto. Io so benissimo che il principio attivo è lo stesso del farmaco branded, e quindi forse c'è questa mia influenza interiore nel conoscere i prodotti, perché conosco persone che invece, non sapendo questa cosa, c'è il cosiddetto effetto psicologico placebo, non è il farmaco che uso da tanto tempo e quindi non ha fatto lo stesso effetto, però è solo una cosa psicologica. Adesso sto vedendo che anche i generici si pagano con partecipazione, quindi allora è inutile che mi vengano a dire mettiamo l'equivalente o il generico, come lo chiamate voi, insomma chiamiamo così, tanto ormai si paga pure quello, quindi ultimamente poi stavano, addirittura in televisione stanno dicendo che siccome perché il generico è il brevetto che è scaduto, non lo fanno più, allora ce n'hanno un magazzino tanto di quelli equivalenti, li vorrebbero smaltire. E allora stanno dicendo di obbligare la gente a prendere equivalenti. Nessuno mi ha, io non ho riscontrato che sono diverse, però nessuno mi dà questa garanzia. Perché essendo un farmaco diverso, essendo un farmaco venduto a prezzi inferiori, c'è il dubbio. Hanno lo stesso principio attivo, però. Questo chi me lo garantisce a me questo? Chi è che me lo garantisce a me questo? Secondo lei quindi mancano garanzie o comunque un'informazione adeguata, ho capito bene? Certo, se io ho una garanzia che questo farmaco ha gli stessi principi attivi e via, sarei favorevole al farmaco così. Non vado sotto a una dittatura che è la farmacia, per me la farmacia è una dittatura. Te li uso, però il mio medico mi ha detto che essendoci una
possibilità di tolleranza del 20% in più o in meno, non c'è da fidarsi troppo. Quindi il medico le ha detto attenzione che ci sono delle differenze con l'originale? Potrebbero esserci. Invece il farmacista vi informa che esistono gli equivalenti? Lo sa che è tenuto per legge? Sempre. Quindi rispettano questa... Però veramente il medico dice, però vi informa perché ovviamente c'è un vantaggio commerciale. Quindi immagino lei abbia seguito le indicazioni del suo medico di famiglia? No, per ora no, per la verità. Continua col generico. Continua col generico. Allora, questo era quello che dicevano i cittadini per quanto riguarda i farmaci generici equivalenti. Ovviamente le domande sono tante e arrivano tante domande, il problema grosso è quello di capire se i farmaci sono gli stessi o non sono gli stessi in base alla molecola principale. Noi faremo una puntata solo su questo perché giustamente se ce lo richiedono. Però a questo punto i cittadini che cosa hanno detto sulle farmacie e parafarmacie? Adesso chiarire dolenti noi. Come vedono i cittadini proprio questo doppio servizio e questo doppio canale di distribuzione? Andiamo a vedere. Che cosa sono le parafarmacie? Sono degli esercizi dove si possono vendere dei medicinali dal banco e che hanno eliminato in parte uno schifo che era quello delle farmacie che si tramandavano da padre in figlio, impedendo a molti farmacisti di poter aprire una farmacia. Quindi completamente d'accordo, immagino. No, moltissimo d'accordo. Mia moglie, farmacista, ha fatto la serva per 40 anni in una farmacia, quindi sono perfettamente d'accordo. Ha sentito che l'ultimo decreto del governo Monti ha aperto ai farmaci di classe C nelle parafarmacie? Perfettamente d'accordo, perché nelle parafarmacie c'è l'obbligo della presenza del farmacista, quindi non ci sono problemi. E parliamo di liberalizzazione, bisogna sgominare le lobby. Vendono prodotti sanitari, cioè prodotti sanitari medicinali che possono essere acquistati senza la ricetta. Lei ha mai acquistato farmaci in parafarmacia? Sì. Sì, anche perché a volte fanno degli sconti, quindi è anche conveniente. È a conoscenza della liberalizzazione che sarà decisa dall'ultimo decreto del governo Monti? Ho letto, però non so di che cosa, non ho approfondito, ho sentito il titolo ma non ho capito di che cosa si tratta. In sostanza ha dato il via libera alla vendita di farmaci di classe C all'interno delle parafarmacie. Classe C sarebbe? Farmaci per curare malattie di lieve entità. Ah, ho capito, quindi sempre con obbligo di ricetta? Ah, ok. Che ne pensa? Penso che è giusto, anche perché c'è più concorrenza, presumo, quindi penso che sia giusto. Senta, acquista regolarmente nelle parafarmacie? Io no, acquisto normalmente nelle farmacie perché non c'ho parafarmacie vicine, non avrei problemi. No, non ho mai acquistato su parafarmacie. Mai acquistato? No. Ma d'accordo o contraria all'apertura alle parafarmacie? D'accordo, mi sembra una buona idea, non mi è mai capitata l'occasione, però mi sembra una buona idea. Quindi anche a liberalizzare il mercato dei farmaci, da quello che intendo? Farmaci dipende, a prescrizione credo ci voglia ancora il farmacista, il resto no, il resto può essere libero. Allora beh, abbiamo visto insomma che c'è anche una telefonata, dopo dobbiamo rispondere un po', dobbiamo rispondere, lo spazio degli amici di Audire che ci accompagnano anche quest'anno con il loro aiuto e contributo, Audire apparecchi acustici che quest'anno verranno con noi per poi spiegarci un po' tutto quello che concerne la rimborsabilità, per quanto riguarda poi come si fa ad acquisire proprio una protesi acustica. Questa settimana abbiamo proprio un editoriale proprio edito da loro, in cui ci spiegano esattamente la manutenzione degli apparecchi acustici, cioè cosa fare quando uno ha un apparecchio acustico. Lo vediamo, linea alla regia per lo spazio di Audire. Andrea, subito che c'è la telefonata in linea, un sacco sì, di tempo, dovremmo avere in linea Loredana da Roma, a cui chiediamo anche scusa per l'attesa. Non vi preoccupate, comunque salute a tutti. Grazie Loredana. Volevo dire questo, cioè io mi sono trovata molto bene con i medicinali generici, perché basta leggere il foglietto, ho 70 anni, non è che sono una ragazzina, ma si vede il componente che c'è dentro ed è uguale all'altro, non ci sono differenze. Questo volevo testimoniare, per li uso, li continuo ad usare.
Quindi usa tranquillamente i farmaci equivalenti. Tranquillamente. Tranquillamente i farmaci equivalenti. Sono identici. Sono identici, poi sull'identicità poi andremo magari a discutere. Però comunque li usa, la signora li usa in maniera regolare, quindi. La signora non ha dubbi. Non ha dubbi. Quello. No, assolutamente. E non ha dubbi. E sono uguali i farmaci equivalenti, proprio identici. Sì. No, signora, secondo lei sì, ma secondo loro, io sto chiedendo a loro. Ma loro sono interessati a dire di no. Che vuol dire che sono interessati a dire di no? Loro li vedono, magari, loro dicono di sì, dicono. Gli altri costano troppo. Signora, la ringrazio, adesso vi facciamo rispondere. Buonasera, grazie. Buonasera. No, sono effettivamente uguali. Giustamente come diceva prima il dottore, la molecola è la stessa, possono variare per quanto riguarda gli eccipienti, possono variare per quanto riguarda un minimo previsto dalla legge di biodisponibilità, però per questo non a caso il nome equivalenti. Il problema forse è più economico, nel senso che avendo noi un panorama nelle varie regioni diverso per quanto riguarda il ticket, allora nella quasi totalità delle regioni il farmaco equivalente è a totale carico del sistema sanitario nazionale, in altre regioni magari è richiesta una differenza nella partecipazione, però vorrei ricordare che tutte le farmacie hanno l'obbligo nel momento in cui arriva una prescrizione, questo è un obbligo legislativo, di proporre al paziente che entra in farmacia se preferisce prendere il farmaco originale che non paga il ticket. Però come giustamente veniva sottolineato prima, il problema è soprattutto con la popolazione anziana. Perché ogni azienda ha un impacchettamento diverso, ogni azienda ha dei colori diversi e molto spesso, molto frequentemente il paziente anziano poi ha difficoltà nel riconoscere i vari farmaci equivalenti, perché poi la sostanza è sempre la stessa, ma trattandosi di confezioni diverse e a volte l'errore può essere in agguato. I foglietti illustrativi sono lunghissimi. Cioè. Eh sì, ma nei foglietti illustrativi qui c'è un altro problema che viene in mente, e qui però non posso essere certo perché non ho fatto la prova, ho soltanto sentito dire. Noi già sappiamo che in categorie molto ampie di farmaci, per esempio negli antipertensivi, accanto all'indicazione principale, che è per l'ipertensione arteriosa, esistono poi altre indicazioni, che alcuni farmaci hanno, anche della stessa classe, altri farmaci no. Questo comporta un certo studio, un certo impegno, perché noi saremmo tutti portati a generalizzare, a dire se è così per questo, sarà così pure per questo, ma lo dobbiamo verificare. Questo non è cosa da poco, perché se un farmaco viene prescritto al di fuori delle indicazioni, fascia A o fascia C che sia, va comunque messo in bianco e va comunque messo non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e con un consenso informato. Se io alla fine mi sono fatto un mio panorama di farmaci con precipue indicazioni, sia primarie che secondarie, e poi alla fine di questo fanno l'equivalente, e questo equivalente non ha tutte quelle indicazioni, ma c'è soltanto la principale, e se il paziente è shiftato da questo a quello, praticamente mi è andato inconsapevolmente fuori indicazione. Infatti, a quel punto chi ne risponde potrebbero dirmi: il discorso pericoloso è, ne rispondi comunque te, perché non hai messo sul primo non sostituibile. Ma se io metto il non sostituibile, ecco qui che c'è il sospetto magari del comparaggio. Per cui si crea un problema che non è facilissimo. Potrebbe essere anche un problema per voi, perché adesso gli avvocati stanno fuori dagli ospedali, ma potrebbero essere fuori dalle farmacie, perché se non c'è l'indicazione del foglietto illustrativo e voi date quello che costa di meno, inconsciamente andate off label voi. Per quanto riguarda c'è questo rischio, i colleghi medici c'è una responsabilità di tipo professionale, per quanto riguarda noi oltre a quella c'è anche, voglio dire chiaramente che poco importa a fronte della salute del paziente, la responsabilità anche di tipo amministrativo, ma questo è un grosso problema. Il problema si risolverebbe facilmente se il medico, anziché scrivere non sostituibile, potesse scrivere accanto il nome di un equivalente di sua scelta. Potrebbe quindi essere quello che metto una molecola A, eventualmente il farmacista non fosse
non avesse a disposizione la molecola A, lo sostituisco con la molecola A con questo nome. Abbiamo due minuti di tempo soltanto, penso che 2 minuti me li concedono. Rapidamente, Sciosha, progetti per il 2012, come diciamo ai cantanti, un desiderio per i desideri per il 2012, questa è la prima nostra trasmissione del 2012, quindi lo possiamo dire, i desideri per il 2012 del forum delle parafarmacie. Ma sicuramente quello di avere tutte le parafarmacie italiane nella fascia C e quindi poter spedire la ricetta, che è poi l'atto professionale che caratterizza la nostra laurea e la nostra professionalità. E il desiderio del 2012 di Federfarma? Cosa vuol avere fare? Tutti i colleghi delle parafarmacie come colleghi titolari di farmacia. Oh, ah, che bella questa, oh. Magari. Forse questo è un punto d'incontro. Allora, io vi saluto a tutti quanti, grazie di averci pazientemente seguito. Un saluto a Massimo Sabatini. Buonasera. Ringrazio tutti, buonasera. Francesco buonasera. Buono. Un saluto anche a Andrea Tommasi. Grazie, buonanotte. Grazie sempre di averci fatto. Ah, no, mi sono dimenticato la pagina Facebook, però siamo dimenticati. Percorso in sanità. Abbiamo solo annunciato. Ringrazio il dottor Alfredo Orlandi, presidente della Sunifar, e il dottor Giuseppe Sciosha, presidente del Forum Nazionale delle Parafarmacie. Grazie a noi con Percorso in Sanità, ci vediamo giovedì prossimo alla stessa ora, sempre su GOD TV. Buonanotte a tutti.